Benvenuti negli studi di Obiettivo News per questa prima puntata di Quattro Chiacchiere da Remoto. È un'evoluzione del nostro programma Quattro Chiacchiere con. Vista l'emergenza pandemica di questo periodo, abbiamo deciso di tutelare la salute delle persone, degli intervistati e di seguire lo slogan Noi stiamo a casa. Di conseguenza ci collegheremo, grazie alle nostre attrezzature, con gli intervistati. Semplicemente con il loro cellulare potranno stare comodamente a casa e collegarsi con noi. Nel corso di questo programma parleremo con diverse persone, nel corso delle varie puntate, persone note, parleremo della situazione in Canavese, persone conosciute, ma anche semplici cittadini. Chiunque voglia far sentire la propria voce, dire la sua. Dire il proprio parere potrà semplicemente inviarci un messaggio WhatsApp a Obiettivo News e dare la propria disponibilità. Ci metteremo d'accordo e potremo andare in collegamento. Oggi per questa prima puntata abbiamo una persona conosciuta perché fa parte del nostro staff ed è Christian Cucci, giovanissimo Christian che conduce Rock Politic, il programma di politica dedicato ai giovani. Ciao Cristian, Ciao benvenuto, Magda, com'è? Tutto bene? tutto bene? Ci troviamo questa volta in questa forma un po' particolare di collegamento. Sì, da una settimana sono Cristian, passato a hai essere l'intervistatore e intervistato. visto un bel cambio? E beh, è giusto stare sia in un ruolo che nell'altro, direi che è un'esperienza bella in entrambi i casi. Rock Politic per forza di cose è stato sospeso. Avevamo iniziato la scorsa puntata, la 14ª, con l'incontro con i personaggi politici. Quindi Christian intervistavi i personaggi politici del territorio, non? E purtroppo l'emergenza l'ha fatto sospendere, ma torna. Torniamo più forti di prima. Non vedo l'ora, tra l'altro. Ci sono tantissime cose di cui parlare. Tantissime. Non solo per questa emergenza, ma in generale per la nostra politica, i cambiamenti che stanno accadendo in queste settimane. A Sì, livello direi che ce ne nazionale e sarà anche parecchio da internazionale. parlare. Esatto. Anche in vista dei cambiamenti. Rock Politic è stata una tua idea, una tua creatura. Sei tu che hai voluto mettere in campo questo programma. Perché? Beh, diciamo che mancava secondo me un format, una rubrica, qualcosa che permettesse magari ai giovani o a un giovane di parlare di questo argomento così astruso. Solo, diciamo, vedevo sempre una nicchia di persone di una certa età che parlava di politica in televisione. Ho detto, ma perché non posso anch'io parlare di politica? Alla fine tutti facciamo parte della politica italiana, della nostra politica, e tutti abbiamo il diritto di parlare di politica. E infatti vi ho incontrato, il progetto è piaciuto e diciamo che sta andando molto bene per adesso. Stiamo riscontrando buon successo, ovviamente non ci poniamo limiti e vedremo in futuro fino a dove arriveremo. Un modo per riavvicinare i giovani al mondo della politica, adesso distanti. Esatto, molto distanti secondo me. Anche se in queste ultime settimane, per questa emergenza, comunque noi giovani, per forza di cose, ci siamo dovuti avvicinare alla politica. Giuseppe Conte, diciamo che con quella tirata di orecchie verso noi giovani, ci ha dato di nuovo un senso civico ormai perso, ormai remoto. E quindi diciamo che molti giovani adesso, grazie anche alla sensibilizzazione dei social verso questo tema di dover restare a casa, perché è importante restare a casa per non contagiare le altre persone e non contagiare noi stessi, soprattutto i nostri nonni, diciamo, le persone più esposte al coronavirus. E quindi abbiamo di nuovo trovato un senso civico nei giovani che era ormai perso da tempo. Ovviamente anche i personaggi famosi hanno influito. Diciamo che per me è stato molto importante questa tirata di orecchie di Conte, perché sinceramente vedere comunque gente come Fedez, Ferragni o Cristiano Ronaldo dire restate a casa quando loro hanno un attico da 200.000 metri quadri, a me non interessa. A me interessa vedere le nostre istituzioni con i modi giusti, con le parole giuste, con la voce giusta, dirci quello che dobbiamo fare e darci la sicurezza, la garanzia che tutto andrà bene. Tu personalmente come stai vivendo questo periodo? Ma dai, alla fine non è neanche così male restare a casa. Fai un po' di flessioni, leggi un po' di libri, ho iniziato a leggere Bukowski.
guardo un po' di documentari, guardo un po' di film, alla fine non è neanche così male, dai. C'è di peggio, c'è di peggio. Non siamo in guerra, diciamo. Un messaggio da lanciare ai tuoi coetanei. Ma guarda, diciamo che tutti i miei coetanei, diciamo che hanno capito bene il problema, la tematica, quindi non mi sento neanche in dovere di lanciare un messaggio ai giovani, perché penso che comunque tutti noi giovani abbiamo sbagliato un po' di settimane fa a prendere sotto gamba questo fenomeno, ma adesso, grazie comunque alle nostre istituzioni che ci hanno spiegato in maniera chiara e molto precisa, decisa soprattutto, su come comportarci. Diciamo che secondo me non c'è bisogno di nessun messaggio da parte mia, ma i giovani hanno capito adesso. Infatti tutti i miei coetanei sono tutti a casa, ci parliamo tramite videochiamate, su Messenger, su Instagram, su WhatsApp. Diciamo che abbiamo capito bene adesso. Bene, Cristian, io ti ringrazio per questo collegamento e ti aspettiamo presto. Aspettiamo presto che ritorni con Rockpolitik. Grazie, grazie. Ciao Magda. Grazie a te, ciao Cristian. E voi continuate a seguire Obiettivo News per rimanere informati, a seguire Obiettivo News TV e il nostro programma Quattro Chiacchiere da Remoto. E per chi volesse partecipare può mandare un WhatsApp a Obiettivo News al 342 86 44 960. A presto.